Abbiamo un po' tutti il quadro generale, per quanto riguarda anche chi ha sottoscritto, che non fa parte delle associazioni che si dicevano prima, ci sono anche dei comuni e dei sindaci che già hanno sottoscritto, per cui direi che è proprio anche importante evidenziare questo. Milano, Bergamo, c'è una lunga lista di questi comuni, ma non tanto per fare l'elenco, ma per dire che questa proposta popolare è una cosa realmente sentita e che sta facendo il giro di tutta Italia, da comuni piccoli a comuni grossi. E penso che questo sia un qualcosa che deve far riflettere un po' tutti, perché non è che proviene semplicemente da un mondo, credo, il mondo sociale, da alcune associazioni, alcune dire, sono diverse, ma sta prendendo una piega e un indirizzo che è complessivo, che va al di là di quello che può essere un discorso di schieramenti finalmente. E come dicevo prima, quello che conta è valorizzare e prendere in seria considerazione l'uomo, con le sue difficoltà, con le sue povertà, con le sue esigenze. Penso che questo sia la cosa fondamentale, che è il primo passo in questa proposta popolare.